È di là? Sì. E con te? È nella cella dell'ufficio di istruzione. Solo? Diamine, il numero dei guardiani è stato raddoppiato. Fate entrare. Potrò vederla? Sì. Sì, ringraziato Dio. Non è stato facile, contessa. So che il conte Strassoldo odia mio marito. No, non si tratta di odio, ma di legge. La più crudele delle leggi lascia sempre posto all'umanità. Bisogna che il giudice sia umano. E il giudice umano ha ottenuto dai poteri superiori che si facesse un'eccezione. Grazie. Il conte Federico Confalonieri deve rispondere di reati gravissimi. Sua maestà l'imperatore segue personalmente le fasi del processo. Non era facile, l'assicuro. Oh mio Dio, lei è ancora in piedi. S'accomodi, Pinocchio. Questo luogo è certo penoso per lei. Mi sforzerò di farle dimenticare dove ci troviamo. Vorrei che lei avesse un po' di confidenza nel buon Menghin. Lo sa che mi chiamano così. Non è sempre un titolo raccomandabile la bontà in questo posto. Non sa che certe lettere di suo marito io le ricordo quasi a memoria? Lei è il censore. Leggo sempre il suo nome sotto quello di mio marito. Mi creda, mi costa molta fatica non poterle mandare il testo autografo. Guadagnerei tempo. Suo marito ha una calligrafia impossibile. I nostri cancellisti perdono giornate per interpretare certi segni misteriosi, ma non credo che siano segni convenzionali. No, no, signor giudice, può esserne sicuro. Scusate. Le sue lettere gli sono state recapitate, tutte. Trascritte, naturalmente, ma senza omissioni. Anche gli indumenti, i vini, i profumi, tutto gli è stato consegnato. E purtroppo il processo non sarà breve. Guardi queste carte, monumenti. Per suo marito deve essere davvero pesante vivere in questo vecchio edificio coperto di muffa. Dovrò attendere molto per vederlo. Dipende da un interrogatorio in corso. Io avrei voluto farla venire più tardi, ma poi ho pensato di approfittare del momento per una conversazione, come dire, amichevole con lei. Mi capisce? Contessa, io ho fatto di tutto per risparmiarle la pena di un interrogatorio. Ho chiesto di poter vedere mio marito, signor giudice. Lei non può essere scortese verso il sovrano che sollecita personalmente l'interrogatorio della contessa. Il sovrano? Sì, sì, io ho visto con i miei occhi un appunto autografo di sua maestà. Perché non si interroga la signora Casati? Confalonieri? Sì, sì, appunto. Io so ben poco. Oh, no, no, contessa, no, non dica questo. In alto si crede che molte cose dipendano da lei. Da me? Ma io fui già interrogata. Nella sua abitazione, ricordo perfettamente. Niente è risultato a mio carico, neppure dopo le perquisizioni. E non furono risparmiati neanche gli armadi della mia biancheria. Oh, mio Dio, fu una sciocchezza di un collega inesperto. No, no, lei non può essere confusa con le giardiniere, come la marchesa Arconati, la marchesa Frecavalli e l'altra pazzerella, come si chiama? Ah, Bianca Milesi, no. Le dame milanesi sono tutte un po' pazze, ma lei no. No, è provato. E allora? Sua maestà pensa che nessuno, meglio di lei, possa dire una parola chiara, onesta, su alcuni atti del conte Federico Confalonieri. Spero che non mi si vorrà interrogare sulla condotta di mio marito. Perché no? Alla vita di mio marito appartiene alla mia intimità e questa nessuno può violarla. Rispondere a certe domande innocenti è spesso un dovere di cortesia.
Non posso rispondere. No, no, non le consiglio questa tattica, contessa. Il suo atteggiamento può indurre l'animo del giudice nel sospetto di verità ben più gravi che si vogliono nascondere a qualunque prezzo. Io non ho studiato le leggi austriache, ma so che il codice penale consente alla moglie di non rispondere quando si tratti delle colpe del marito. Oh, no, andiamo, contessa, non si metta anche lei, come il signor Conte, a giocare con gli articoli del codice. No. Ma fra la donna e la legge vi è una specie di incompatibilità di carattere. No, la donna non deve mai invocare la legge, ma lasciarsi guidare dal sentimento. Ma è proprio il sentimento che mi ispira, signor giudice. Contessa, io vorrei che lei mi considerasse un amico, un vero amico. No, non si creda troppo abbandonata. Persino la nostra amata imperatrice si interessa di lei. Sì, sì, l'imperatore impersonifica la giustizia, l'imperatrice l'amore. E lei vuol salvare suo marito, restituirlo alla libertà. Beh, quale orgoglio per lei, contessa, essere la sua salvatrice. Compensarlo con un dono tanto luminoso delle sofferenze patite, delle umiliazioni. Non so di quali umiliazioni lei parli. Quanto alle sofferenze, esse mi appartengono più della mia stessa vita e voglio che siano rispettate. No, non s'allarmi, contessa. La giustizia non alimenta i pettegolezzi. Il conte Federico Gonfalonieri è in carcere da 14 mesi, sottoposto ai più duri interrogatori. Di giorno, di notte, di sorpresa dopo gli attacchi del suo male terribile, niente è stato risparmiato per conoscere quella verità che non può essere conosciuta perché non esiste. Cosa potete sperare da me? Nulla. Nulla di quello che lei pensa. Le fila della congiura sono nelle nostre mani, qui a Brescia, a Pavia, a Verona, ovunque. Dal giorno in cui Carlo Alberto ha voltato le spalle ai federati, ogni arrestato ha perso la sua libertà d'azione. Beh, sì, legittima difesa, contessa. Guardi, guardi queste carte, che non sono che una piccola parte dei documenti sequestrati. Interi scaffali, intere camere. Ce ne sarebbe da mandare a giudizio statale un terzo degli italiani. No, no, contessa, non s'allarmi. Lei può contare sulla nostra stima e sul cuore caritatevole di chi sta sopra di noi. Pensi, io avrei potuto interrogarla alla presenza di 4 giudici seduti là e di un cancelliere pronto a scrivere tutte le parole involontariamente incaute. E invece ho voluto essere solo. Col proposito di non trascrivere neppure la più innocente delle sue dichiarazioni. E il buon Denghin non è mai stato così buono come oggi con lei. Vuol guadagnarsi la sua confidenza. Non tutti i giudici di sua maestà si rassomigliano. C'è anche chi sa comprendere, tacere, servire. Non ero preparata alla sua bontà. Mi voglia perdonare. Perdonare lei, no? Sono un uomo e so che la sofferenza, quando è sincera, si irrigidisce nel suo pudore. Vorrei non esistere. Essere già morta per non sentire sulla mia persona il peso della pubblica curiosità. Non capisco, la gente fa del male anche quando si commuove. Molti mi compiangono soltanto per ingrandire le responsabilità di mio marito. Già, moglie santa, marito diavolo. Devo difenderlo anche da chi non perdona gli ingegni di salire troppo in alto. Sì, comprendo. Comprendo, contessa. Mi ascolti, dunque. Lei crede in Dio? Certo che credo. Perché mi fa questa domanda? Perché anch'io credo in Dio. E in questo momento io voglio essere per lei
non l'inquisitore che nessuno ama, ma il suo confessore. No, no, non per sapere riferire, ma per sapere e dimenticare. Dimenticare? E allora perché vuol sapere? Per poterle dire, segua questa strada, è la salvezza, è la strada che allontana dal patibolo. Il patibolo? Ma cosa dici? Il patibolo? Ma lei dimentica che si parla del conte Federico Gonfalonieri, figlio di un ciambellano di sua maestà. È un aggravante, contessa. Lei sa con quanta affettuosa attenzione l'imperatrice si occupa di me, mi ha invitato a Vienna. L'amicizia di sua altezza imperiale, la duchessa di Parma, mi assiste tuttora ed è la figlia prediletta del sovrano che governa le nostre anime. E lei osa minacciare il patibolo. Dio mio, che bontà è questa. Le amicizie troppo elevate furono spesso la rovina degli uomini. Cosa vuol dire? Che l'imperatore diffida di tutti i suoi parenti. Ma il reato maggiore di suo marito è chiaro come il sole. Da anni preparava la rivoluzione. Si conosce persino lo schema del governo provvisorio che avrebbe dovuto essere creato a Milano dopo la nostra cacciata. A Borgovico, nel loro bel palazzo di città, in casa del conte Porro, nel ridotto della Scala, persino tra le quinte del Teatro Re e nel camerino della celebre Marchionni, si è fatta congiura contro i poteri dello Stato. Scuole, raccolte di fondi per la propaganda, giornali clandestini, quel conciliatore che si continua a leggere anche adesso che non esce più, e ancora acquisti di armi, di cavalli, di munizioni per un'armata lombarda. L'armata che avrebbe dovuto aprire le porte a Carlo Alberto, ai federati piemontesi e suo marito a capo di tutto. Ah, persino il folle disegno di arrestare il comandante delle forze militari austriache della Lombardia, il feldmaresciallo Bubna, nel momento in cui ospite innocente lasciava il suo salotto. È un'infamia. Qualcuno ha confessato. Un traditore. Ma se tutti tradiscono ormai. Non è vero, vorreste che tutti tradissero. Ognuno pensa a sé, mi creda, la realtà del carcere manda via i fumi dal cervello. Soltanto suo marito continua ad essere testardo. Prima ha taciuto fino a farci disperare, ora parla ma solo per confonderci. Il gioco è pericoloso, troppo pericoloso. Parli lei. Lei ha un animo cristiano. E Dio le comanda di parlare. Soltanto la sua ragionevolezza e la sua pietà possono salvare suo marito. Infine, che cosa si vuol sapere? Le responsabilità di Carlo Alberto. Lei deve aver avuto in mano le lettere di quel piemontese che forse sa dove si trovano. Cerchiamo insieme. Cerchiamo la salvezza di suo marito. Questa è la sua bontà, signor giudice. Per salvare mio marito dovrei disonorarlo. Ma giustizia ripaga con generosità chi l'aiuta a fare il suo corso e sa tacere. Le lettere che lei cerca non esistono. Distrutte forse, immaginavo. Non esistono perché non sono mai state scritte. Quando è così, le colpe di suo marito s'aggravano. Mio marito ha una sola colpa. Quella di essere un cittadino degno del suo tempo. Mio marito non ha mai nascosto i suoi sentimenti, ma delle congiure no, non è responsabile. Se affermassi il contrario, direi una menzogna di fronte a Dio. Il destino del conte Federico Gonfalonieri è definitivamente segnato. Soltanto lei ha il mezzo di riscattarlo. Rifiuto. Bene, contessa. Bene. Mi sono ingannato. Mi perdoni. Forse lei riposa sulle sue auguste amicizie. Devo dichiararmi vinto.
Se fossi in lei però non mi fiderei. No, il trono è spesso assai lontano da chi si illude di poterlo avvicinare passando sopra di noi, poveri impiegati dello Stato, che facciamo il nostro dovere in silenzio e dobbiamo assumerci le parti ingrate. Peccato, un vero peccato. Non abbiamo proprio più niente da dirci, contessa. Lei dimentica la sua promessa, signor giudice. Quale? Vederlo. Dolente, molto dolente, ma le premesse utili per l'incontro non ci sono più. No. No, no, no. Non è umano. Lei ha detto che crede in Dio. Ebbene, questo offende veramente il Dio. Non faccio il mio dovere, contessa, e Dio mi assolve. Lei non ha cuore. Se ascoltassi il mio cuore, le direi oltre quella porta di un uomo indegno di lei. Indegno, Federico. Un uomo che non merita la sua sofferenza. La vostra raffinata cattiveria. Dio mio. Dio mio, forse siamo divisi soltanto da una porta. Sia buono. Sia buono. Come deve essere buono un vero cristiano. Lei conosce il male tremendo di Federico. Lo conosce. Lo ha mai visto abbattersi a terra come colpito dalla folgore. Tutti i giorni. E subito dopo lo schianto, il suo viso bianco, freddo come la neve. Il suo cuore piccolo piccolo, senza battiti, senza sangue. I suoi occhi smarriti nel vuoto. Ah, Dio! Dio mio, quegli occhi li vedo sempre nelle mie notti senza sonno. Sono due fiamme, due fiamme! Nessuna creatura al mondo ha sofferto più di quell'uomo altero che ha bisogno delle cure di un bambino, di... No, 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 no. No, via, 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 via. Via, me lo lasci vedere. Me lo lasci vedere, non può... Lei ha un grande cuore. Mi sarei sul punto di dichiararmi vinto se... Parliamo di suo marito, contessa. Lei crede veramente di conoscerlo? Sì. Virtù e difetti? Sì. Intenzioni passate, presenti? Non capisco. Da più di un anno io studio la vita del conte Federico Confalonieri per gli scopi della giustizia. E si finisce qualche volta a dover leggere ed esaminare anche quello che non ha rapporto con questi scopi. Ah, eccomi diversa la figura di un uomo, visto nella sua casa, tra gli amici, al culmine della potenza, bello, geniale, avventuroso. E la oscura verità di queste carte trovate in un cassetto, raccolte in un ufficio postale, o magari tra i rifiuti di una casa patrizia. Si imparano le cose che i più intimi non sanno. La verità vera, quella che può far più paura della verità cercata dalla giustizia. Non capisco. Lei sta sacrificandosi per un uomo che non la merita. Vuole le prove? Oh, Dio, che pena! Ecco le prove. Lei conosce questa calligrafia? È la sua. Legga. No. Sono tutte lettere inviate alla stessa persona. Erano nascoste in un mobiletto della principessa Carolina Jablonowska, moglie di Sua Eccellenza il ministro austriaco alla corte di Napoli. Conosco quelle lettere. Davvero? Sì,
Non dirà di averci trovato la congiura contro l'Austria? No, no. No, no, niente di tutto questo. No. Proprio niente. La principessa Carolina Jablonowska è una fedele suddita. Può ingannare il marito, ma non il sovrano. Sceglierò una lettera a caso. Guardi, questa, per esempio. Vede? Ha un segno rosso. Vuol dire che per il giudice è innocente. Sono quasi tutte innocenti per il giudice. Le faccio una proposta. Vogliamo bruciarle? Non so cosa contengano. Il mio animo è sereno. Ma via! Dia libero sfogo il suo sentimento. Lei ha la tempesta nel cuore. Ma se tutti sanno, tutti conoscono le sue sofferenze coniugali. Si potrebbe scrivere persino un libro piccante alla francese sull'amante del conte Federico Confalonieri. Ecco, ecco cosa scriveva alla principessa Jablonowska dopo il soggiorno di Napoli. Io non amo Teresa. Non passeranno due mesi che avrò spezzato la mia catena. No, amo no, voi, soltanto no, voi, Carolina. Pietà, no. Essere compresi, ecco la sola gioia della vita. E voi mi comprendete. No. Il destino vuole che io agisca. Per essere vittorioso ho bisogno di un cuore come il vostro. No. Datemelo, non me lo negate per tutto l'amore che ho letto no, nel vostro. No, basta! Basta, per pietà, non legga più! No. Vuole ancora vederlo? Sì. Dopo parlerò. Città. Dio mio, come sono vicini. Ti amo. Ripeti. Ti amo. Mi ami. Mi ami. Mio sposo. Sei venuta a portarmi il tuo perdono. Oh, chi parla di perdono? Si perdona la felicità. Ascolta, abbiamo pochi minuti di tempo. Dopo, chissà se potremo rivederci prima del processo. De Castigli ha tradito. Lo so. I giudici non credono alla pazzia di Pallavicini. Lo so. Bisogna dirglielo. Il suo contegno aggrava tutto. Sì, si è comportato con leggerezza verso di me, ma io non... Non mi perdo. Lo avviserò coi soliti segnali. Quale? I colpi nel muro. Siamo vicini di cella. Prendi questa croce. Vi troverai un alfabeto convenzionale. Ti servirà per leggere le lettere che riceverai dal barbiere delle carceri. E Bubna che dice? Spera sempre, Mastrasoldo è implacabile. Avrai un nuovo inquisitore, il barone Salvotti. Un altro italiano. Ha dirette istruzioni da Vienna. Federico, tu devi resistere. Ogni giorno che passa è una speranza che si accende. Una speranza? Sì, per la fuga. È possibile? Tutto è possibile, purché tu voglia. E il denaro? Non mi manca. So che mio padre te lo nega. Ma basta ancora il mio. Non voglio il tuo sacrificio. Ho il tuo amore.
Ascolta, preparo la fuga con Gabrio. Saprà il giorno e l'ora del colpo. La salute. Che Dio t'assista. Federico, comanda i tuoi nervi. Hai capito? Fuori dal carcere troverai un uomo di Bolchesi con un tabarro rosso e un barroncino. Se lo raggiungi, sei salvo. E il passaggio al confine? Tutto pronto. E gli altri? Chi? I miei compagni di carcere. Tutti preparano la fuga. Non posso. Cosa dici? Prima del processo tradirai tutti. Ma non capisci che gli sforzi della polizia sono solo contro di te? Se tu manchi, il castello della polizia si rovescia, tutte le accuse svaniscono. Devi fuggire, non hai altro modo per salvare i tuoi compagni. Altro modo? La mia forza di volontà dominerò i giudici. Io, il tuo orgoglio inguaribile. Devo battermi. Il processo non mi fa paura. Ascoltami, te lo chiedo in nome del nostro bambino morto. Vengono. Giurami che accetterai di fuggire. Giuramelo. Giuramelo. Queste lettere? Non guardare, Federico. Federico, tu devi fuggire. Io voglio il tuo amore, capisci? Chi le ha portate? Non chiedere, Federico. Non chiedere. Le conosci? Le hai lette? No. Miserabili. Signor Conte, il colloquio è finito. Giuro che tu sei l'unico amore della mia vita. Vogliamo riprendere, contessa? Sì. Vogliamo anche scrivere le sue risposte? Sì. Dunque, le lettere di Carlo Alberto? Sono una ignobile invenzione delle vostre spie. Mio marito è innocente. Scriva, signor Conte. Scriva.